Sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Giovanna Salerno, la donna di 48 anni soffocata ieri pomeriggio dalla figlia nella loro casa di Crotone. Un delitto correlato, forse, alle condizioni di salute della vittima, molto malata, che da qualche tempo era anche caduta in un profondo stato di depressione. Il folle gesto della figlia, Federica Manica, diplomata in attesa di prima occupazione, potrebbe essere stato uno scellerato tentativo di mettere fine alle sofferenze della madre. Ma per ora ci si muove nel campo delle ipotesi. La 22enne, poco dopo la scoperta del corpo da parte del padre, che ha allertato i carabinieri, è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove si trova piantonata in attesa dell'udienza di convalida. Per lei è stato disposto l'arresto con l'accusa di omicidio volontario. Federica Manica, nella giornata di ieri, è già stata sentita dal PM Luisiana Di Vittorio. Durante l'interrogatorio sarebbe emersa in parte la dinamica dell'omicidio compiuto con un sacchetto di plastica. Loredana Colloca per la CNews 24.